Benvenuti all'interno del Forex Update, il nostro aggiornamento dedicato al mercato delle valute. Con noi Saverio Berlinzani, Forex Trader, analista active. Buongiorno Berlinzani, come va? Come va? Tutto bene? Carissimo Emeric, buongiorno a lei, va molto bene. Alla grande, alla grandissima. Allora, cosa si sta muovendo sul Forex, caro Berlinzani? Ma negli ultimi giorni poco e niente, direi, nel senso che il mercato sta aspettando un trigger, un innesco, qualcosa a livello di dichiarazioni dei banchieri centrali o di decisioni delle banche centrali relativamente ai tassi. Devo dire che stanotte qualcosina è cambiato, nel senso che la banca centrale cinese è intervenuta e sostanzialmente ha abbassato, dopo aver abbassato la riserva obbligatoria all'inizio di febbraio con un'iniezione di liquidità di circa 180 miliardi di dollari, ebbene ha tagliato i tassi del mutuo ipotecario a 5 anni, quelli per i privati, al 3,95% dal 4,15%. Niente di che, però è un indizio di un allentamento monetario che potrebbe poi proseguire durante l'anno con le banche occidentali. Per il momento si è limitata a fare questo, è un qualche cosa che va nella direzione dell'emissione di liquidità sui mercati, quindi evidentemente non c'è più il problema inflazione, mentre in Occidente qualcosina ancora deve cambiare. Ma questo è solo un primo segnale che non ha portato grandi effetti sul dollar China, perché è rimasto ancorato tra 7,20 e 7,22, con la banca centrale che ne sta limitando i movimenti giornalieri. Voi sapete che può oscillare giornalmente in una banda di circa il 3% da un lato e dall'altro, cioè a rialzo e a ribasso, e di fatto sulla moneta offshore cerca di tenere il controllo dei prezzi. E questo è già un primo segnale per evitare una svalutazione competitiva, che non è un brutto segnale, perché siamo stati abituati a una Cina manipolatrice dei tassi di cambio, come dicevano i vari segretari al tesoro americano negli ultimi 10 anni. Ebbene, sul mercato delle majors in questo momento stiamo osservando un euro dollaro che sta rialzando la testa, sta rompendo la trend line che passava a 1,0780 e potrebbe andare ad attaccare le prime resistenze a 1,0820, 1,0815, ma siamo ben lungi da parlare di trend, caro Emeric. Per il momento siamo in una situazione, diciamo, di attesa rispetto ai dati che questa settimana però non sono così importanti. C'è l'S&P Global PMI che uscirà dopodomani, mentre domani uscirà le minute della Banca Centrale Americana. Quindi pochi dati questa settimana, temo che il mercato si fermerà e rimarrà poco interessante. Di interessante ci può essere il Benin neglect, cioè il disinteresse totale da parte di UEDA e la BOJ, che ha cambiato atteggiamento rispetto a quando c'era Kuroda. E sostanzialmente per il momento il dollaro yen continua a salire, 150,30, potrebbe raggiungere i massimi, ti ricorderai dello scorso anno quando io mi sto aspettando infatti che la banca centrale entri sul mercato. Ma perché tarda, tu che sai tutto? Solitamente tra 145 e 150 entra a mercato, almeno storicamente così è successo. No, forse l'ultima volta era entrata poco sopra i 150, sui 152. Era entrata, aveva tirato un trappolone gigantesco lasciando salire i prezzi a 151,80. E che sta facendo qua? Perché ancora non è entrata? Ma allora, detto che io non so tutto, perché se sapessi no, tutto sei tutto, sei tu. Tra l'altro ho visto lì, tu hai pure il tuo Buddha lì vicino che ti dà pace interiore, quindi non è mio, io. Scusa. Sembrava troppo pace interiore per te, che sei un po' razzista. No, sono un tradizionalista, la pace interiore ce l'ho da tempo. Ah, non okay. Dipende da Buddha. Senti, allora, cos'è che stanno facendo in Giappone? Ma guarda, la sensazione che ho io è che gli interventi verbali servono solamente a tutire un po' la discesa, ma fondamentalmente non vogliono ancora un rialzo dello yen. Hanno bisogno di uno yen debole e stanno cercando di ripristinare una bilancia commerciale positiva, che tu sai negli ultimi 2 anni addirittura, a causa dei prezzi dell'energia, il Giappone è un netto importatore di energia come l'Italia. La bilancia commerciale, dicevo, è diventata negativa, quindi molto probabilmente hanno bisogno di fare dumping ancora un po' per cercare di spingere, e questo lo si può fare solo con uno yen debole, per cercare di ripristinare una bilancia commerciale positiva.
e tornare, diciamo, ad essere dei veri competitor della Cina. In questo momento hanno, secondo me, hanno perso un po' questa caratteristica. Pertanto sono solo interventi verbali per limitarne la discesa e la velocità di discesa, ma non dicono nulla riguardo ai livelli. Io credo che 152 si possa ancora vedere, e poi la rialzo probabilmente sarà dettato da che cosa? Da un cambiamento di politiche monetarie, cioè il dollaro yen comincerà a scendere quando la Fed comincerà a tagliare i tassi, a mio modo di vedere. I giapponesi alzano i tassi, attenzione. Molto difficile, quasi lo ritengo molto difficile, visto che l'inflazione in questo momento è scesa al 2,5% dal 2,9%, quindi hanno già un calo di inflazione nonostante uno yen debole, quindi non hanno bisogno in questo momento di rialzare il costo del denaro. Il mercato va da solo, da questo punto di vista l'inflazione scende da solo, e quindi non hanno bisogno di questa manovra in questo momento. L'inflazione è sotto controllo. Se dovesse essere 3,5, 3,7, 3,9 come era un anno fa, allora il rialzo dei tassi potrebbe essere necessario, ma in questo momento secondo me non lo è, ed è la ragione per la quale io credo UEDA abbia un atteggiamento di benign neglect, quindi di disinteresse benigno nei confronti del tasso di cambio. Allora, ascoltami un attimo, adesso io ti dirò un cambio senza dirti niente, e tu devi fare tutto. Nuova Zelanda dollaro. Ti piace mettermi in difficoltà, ma qui mi trovi preparato però. Nuova Zelanda dollaro è un cambio, io ritengo che sia uno dei cambi più belli che ci siano sul panorama del mercato dei cambi, per tante ragioni. Innanzitutto è un paese che adoro per tantissime ragioni, sono 4 milioni di abitanti, e hanno il più grande esportatore di latte in polvere che partecipa al PIL per il 7,5%, e che si chiama Fonterra. Arriva fino a qua, arriva, se non ricordo male. Esatto, è la cooperativa agricola più grande del mondo, 120.000 soci, con un fatturato che praticamente è il settimo fatturato più importante Ma gli agricoltori di qua non so se la vedono così bene. Certamente, no, ma questo è tutto un altro discorso, io parlavo di New Zealand in altri termini. Detto questo, io credo che New Zealand dollaro debba rompere qui questo punto 61,80, punto chiave. Se rompe questi livelli e saliamo verso 62,70, mi piace soprattutto più di New Zealand dollaro, ti dico la verità. Mi piace New Zealand contro franco svizzero. Quello non l'ho visto. NZD. Vai a vederlo e guardiamolo magari insieme. Vediamolo insieme. Eccolo qua. Allora, perché ti piace? Mi piace moltissimo perché se prendi un grafico mensile, quindi di lungo termine, sì, scoprirai che a 0,5185 è stato fatto il minimo storico di sempre. Se vai indietro nel grafico, guarda che sembra un po' è in linea con il rafforzamento del franco svizzero, che ormai secondo me è diventato quasi anacronistico. In Svizzera c'è un'inflazione che sale all'1,3%, quindi deflazione già presente, i prezzi della produzione sono scesi e sono negativi. La Banca Nazionale Svizzera deve indebolire il franco se non vuole trovarsi in una condizione di deflazione assoluta. Quindi New Zealand Swiss, dopo aver toccato il minimo, secondo me rappresenta, essendo anche un carry trade per cui si incassa il 3,5% all'anno, una buona opportunità per rivedere almeno uno storno in area 0,60-0,65. Da questo punto di vista New Zealand franco mi sembra uno dei cambi più interessanti. Poi è chiaro che il franco svizzero ha sempre dei rischi insiti dovuti al fatto che è la valuta rifugio per eccellenza. Se viene fuori un po' di avversione al rischio sulle borse quest'anno, potrebbe ancora dare dei colpi di coda, però è sicuramente un cambio interessante che fa panda anche con New Zealand dollaro, che è un altro di quei cambi che dicevamo ha delle potenzialità interessanti al rialzo in questo momento. Per il momento credo che tenga, e così come Australia dollaro penso che i livelli di obiettivo da qui a qualche mese siano più alti. Però tu non mi hai detto una cosa che io volevo andare a lavorare sul fatto che il mercato, gli operatori stiano quotando un rialzo dei tassi di interesse in Nuova Zelanda di 25 punti base. Confermi o smentisci, Saverio? Perché questa per me è una notizia assoluta, perché loro, anzi dimmi tu, storicamente la Reserve Bank of New Zealand ha sempre fatto un po' da apripista rispetto alle altre banche centrali, ha sempre alzato i tassi prima degli altri, abbassato prima degli altri. Cioè, non è un segnale questo? Ci dobbiamo preoccupare che qua spostiamo avanti l'abbassamento dei tassi, poi alla fine finisce che lo alziamo il tasso. Questo è quello che hai detto, è molto interessante. Ricordo che nel 2007
la Banca Centrale Neozelandese, la Reserve Bank of New Zealand, che come hai richiamato poc'anzi, emetteva dei bonds che si chiamavano Uridashi Bonds, cioè bond per gli investitori giapponesi sostanzialmente. Tu sai che il Giappone ha sempre avuto i tassi a zero, quindi l'investitore giapponese, non avendo rendimenti, è stato abituato a investire all'estero e ha una preparazione da questo punto di vista interessante. La Nuova Zelanda offriva dei rendimenti all'8,5% nel 2007, prima della grande crisi, attraverso gli Uridashi Bonds. Adesso la Banca Centrale Neozelandese, devi tenere conto che il mercato neozelandese è molto chiuso, c'è una domanda di beni immobili molto, molto rilevante, così come in Australia il mercato immobiliare è stato in bolla per lungo tempo. Questa è la ragione per cui la Banca Centrale Neozelandese più volte aveva emesso, diciamo, una legislazione tale da impedire agli stranieri di comprare immobili. E questo per calmierare il mercato dei prezzi del mercato immobiliare. Detto ciò, il mercato immobiliare è in bolla, alzano probabilmente i tassi per quella ragione. Devo anche dire che per lungo tempo li avevano tenuti più bassi rispetto al dollaro americano negli anni scorsi, perché era durata molto di più la questione dell'isolamento e della deflazione legata alla pandemia. Quindi la sostanza è che avevano immesso liquidità, adesso hanno alzato i tassi, probabilmente ne hanno immessa un po' in eccesso e adesso stanno cercando di correre ai ripari. Ma non credo che sia un rialzo strutturale, credo che sia forse un ultimo rialzo di un ciclo di rialzo dei tassi. È vero anche che la Banca Centrale Neozelandese, ma anche la Banca Centrale Canadese, della storia sono sempre state le prime a muovere i tassi in un senso o nell'altro. Quindi è interessante capire se questo rialzo dei tassi che dovesse venire fuori in Nuova Zelanda sarà prodromico per altri rialzi, ma non credo. Oppure no, staremo a vedere. Però ti dico che la Banca Centrale Canadese, secondo me, sarà la prima ad Ah, abbassare il costo del denaro quest'anno. Questa è la mia vediamo. opinione. Vabbè, ad abbassare sì, io però di alzare la Nuova Alzare è Zelanda. sicuramente una sorpresa, però credo sia un fatto congiunturale per la Nuova Zelanda, non credo sia un fatto strutturale. Grazie mille, Saverio Berlinzani, come sempre preciso e puntuale nell'analisi sul Forex. Ciao Saverio, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci.